Allora, Cinzia, la mia prima domanda è una domanda arrivata dai nostri lettori, in particolare da Maria Bu, che chiede: quali studi hai fatto per specializzarti in social media? Letture consigliate? Mi interessa anche per il mio lavoro. Allora, io ho fatto intanto alle superiori un istituto tecnico di comunicazioni linguistiche che è stato molto formativo perché ho fatto anche studi di antropologia culturale, insomma, era una scuola sperimentale, quindi un po' particolare. All'università ho fatto la cattolica, ho fatto lingue e letterature straniere con specializzazione in scienze dell'informazione e delle comunicazioni sociali, lunghissimo da dire. E quindi questa, diciamo, è la mia preparazione così accademica, scolastica, ecco. Perfetto. Letture che consiglieresti? Allora, letture, in realtà io Aldo Grasso consiglio perché soprattutto per preparare la tesi, diciamo, è un po' la Bibbia, no? Di chi studia scienze della comunicazione, quindi sicuramente è lui. Calabrese, qualcosa per l'analisi della TV, in realtà anche libri di cinema di Casetti, proprio per imparare ad analizzare il testo televisivo, un po' come si fa per il cinema, con le trascrizioni, molto utile anche alcuni testi di cinema. E poi comunque tanta osservazione più che libri nel mio ambito, meglio. E infatti un'altra delle domande arrivate è di Paolo Baviera, che chiede: che cosa preferiresti, la conduzione di un tuo programma in TV, e se sì quale, o la direzione di una testata online? Una bella domanda. Allora, io direi perché no tutte e due, così almeno non scelgo, nel senso che mi piacerebbe poter fare un programma che parla di web. Anche piuttosto un bel suggerimento questo perché sembra già la scrittura di un format, no? Fare un programma che assomiglia ad una testata online, quindi un contenitore che appunto possa contenere da blog, diciamo, quindi da opinionisti. Ha notizie però della rete, che chiaramente è la mia passione, oltre al mio lavoro. Allora, passo a questo proposito, passo a un'altra domanda arrivata dai lettori, che è di Paolo Capuz, Li conosco. che chiede, Conosco perché mi scrive spesso. che chiede, gentilissima, perché al termine della trasmissione TV Talk si scaglia sempre contro Bernardini con sarcasmo? Nell'ultima poi è stata proprio irriverente, comunque ci fa sorridere, ma è come una ripicca vendicativa per una critica subita. Ci confessi retroscena, battibecchi e prese in giro da camerino? Assolutamente. In realtà la verità è che nella redazione di TV Talk, dietro le quinte, dirò una parolaccia, c'è molto più cazzeggio di quello che si vede in onda. E cosa succede? Poi molto spesso in TV si incrociano ragioni tecniche, no? Quindi la forma, il contenuto. Succede che noi a fine puntata abbiamo un rullo di sigla che ci costringe a, come dire, allungare un po' i tempi dei saluti. E quindi questo appunto ci dà modo, come dire, beh, io lancio i siti, ma finito quello di scherzare un po'. Ovviamente con Massimo vado d'accordissimo, adesso qui adesso gli do del tuo addirittura chiamandolo Massimo, lì c'è appunto il giochino di chiamarlo Bernardini, ma in realtà è veramente così, un gioco drammaturgico tra di noi, ma assolutamente nessuna ansia. È un simpatico riempitivo, insomma. Facciamo, anche se critichiamo la TV, siamo lì a fare TV, quindi niente di personale. Chiarissimo. Allora parliamo un po' di TV Talk. Come sei arrivata a lavorare proprio nella trasmissione TV Talk? Allora, io stavo preparando la tesi e mi laureavo con il professor Simonelli e già lavoravo nel marketing. Sono andata a ricevimento da Simonelli, che era il mio professore, e ho visto un annuncio sulla sua porta in cui appunto lo staff di TV Talk, che era il suo primissimo anno, cercava analisti, quindi universitari, che volessero partecipare al progetto. Quindi io sono andata, poi in realtà era un periodo in cui ero molto presa, però ho sentito che dovevo andare. E sono andata, ho fatto il casting, mi sono stata presa. Il primo anno ho fatto solo l'analista, poi mi sono laureata e sono entrata in redazione. Una volta diciamo che era più facile, non ho dovuto fare stage e cose strane, semplicemente mi hanno scelta per lavorare lì. Perfetto. Allora parliamo un po' di TV Talk, la trasmissione che è un po' fuori, no?
la trasmissione TV che è fuori dalla TV quasi, no? Sì, Visto che guarda ai programmi da un punto di vista un po' più lontano, no? Quindi ti vorrei chiedere, in questo periodo in cui hai lavorato per TV Talk, cosa hai notato nell'evoluzione dei format televisivi che si sono susseguiti nel tempo? allora, guarda, noi abbiamo iniziato proprio l'edizione di quest'anno. In realtà denunciando il contrario, nel senso che nell'ultimo decennio molte poche nuove idee si sono affacciate sulla nostra TV. Facciamo l'esempio di programmi insomma molto longevi, da Amici a Striscia la Notizia, che sono 20 anni, ad Affari Tuoi, ma potrei citartene molti altri. Quindi, come dire, grosse evoluzioni non ce ne sono state se non appunto nel mondo dei reality e dei talent show. Quindi abbiamo attraversato l'era Grande Fratello con tutte le varie connotazioni del reality e siamo approdati insomma, negli ultimi anni al talent, così. Quindi diciamo che un po' le novità in realtà vengono da fuori più che altro. E finalmente, insomma, ultimamente la novità è quella data dalla social TV, quindi l'interazione tra internet e la TV. È quello che più ci sta facendo, diciamo, raccontare novità in questo scenario, ecco. Però, appunto, più chiaramente il linguaggio si evolve, per cui noi di TV Talk abbiamo sempre del materiale, però se parliamo di format, ecco, lo scenario è abbastanza, insomma, come dire, stabile, un po' stantio anche, se vogliamo. E per quanto riguarda i programmi politici, no? Oppure di dibattito politico, vale lo stesso ragionamento? E secondo te per quale motivo non c'è un'evoluzione in questo senso? Allora, se partiamo dal tipo di programmi, potrei risponderti come prima che i format sono un po' sempre quelli, no? Per cui il talk show politico ormai, insomma, da un decennio è la tipica tribuna in cui c'è la contrapposizione tra destra e sinistra. Quindi, insomma, se vogliamo, anche lì non ci sono state grosse novità diciamo, nel linguaggio. È cambiato sicuramente, se vuoi, il tono, insomma, come dire, il linguaggio che viene usato all'interno dei talk show, per cui, come dire, l'umanizzazione della politica, la spettacolarizzazione della politica, no? E il fatto che appunto abbiamo assistito, insomma, a politici che andavano a cucinare nel format, politici, insomma, che, come dire, uscivano magari anche dal tipico talk show politico per partecipare anche a programmi in cui si vedesse, insomma, più la personalità, no? Abbiamo visto l'ultimo esempio, quello di Renzi che è andato ad Amici, quindi è più, diciamo, un'evoluzione, se vogliamo, anche della politica, no? Che ha fatto sì che i format rincorressero questo nuovo modo di parlarne. E dal punto di vista dei format, invece, io trovo che ci sia comunque sempre, come dire, una rappresentazione un po' statica, o comunque fissa sempre in questo dualismo, no? Destra da una parte, sinistra da una parte, e poi è quello che appunto noi da anni così un po' critichiamo, soprattutto Simonelli è il nostro, come dire, è l'alfiere di questa protesta che facciamo. Quindi anche lì devo dire purtroppo non grandissime novità, se non appunto con l'avvento dei social network, che anche quello in qualche modo ha cambiato la comunicazione politica e televisiva. E infatti questa è esattamente la mia prossima domanda. In quale modo i social e il loro utilizzo recentemente in ambito politico e insomma la passione che sta venendo fuori in questo senso ha cambiato il modo dei politici di stare in TV e di relazionarsi anche ai propri elettori e militanti? Allora, beh, sicuramente, come dire, i social network hanno fatto sì che anche i politici potessero avere un rapporto più diretto, no? Con il proprio pubblico e con l'opinione pubblica, perché appunto comunicando per esempio in Twitter, no? O anche in Facebook, insomma, in Twitter soprattutto, come dire, in qualche modo, come dire, scendono dal piedistallo, diciamo così, e hanno la possibilità di interagire con i cittadini. Questo poi non sempre, anzi raramente viene fatto, perché vediamo lo stesso Grillo, insomma, viene criticato perché in realtà è su Twitter, ma lo usa comunque in un modo,
come dire, diciamo dall'alto al basso, nel senso che lui comunica verso la massa, però appunto non interagisce, non risponde, no? Per cui sicuramente c'è stata questa possibilità. Dal punto di vista nostro, cioè quindi di chi racconta la comunicazione, la cosa che è cambiata tanto è che una volta noi, come dire, come punto di riferimento avevamo le agenzie di stampa, no? Per cui tu lavoravi con il rullo delle agenzie davanti e in qualche modo erano gli uffici stampa dei politici a dettare l'agenda, no? Anche quella di TV Talk, perché dalle varie dichiarazioni che uscivano tu costruivi il racconto della settimana televisiva. Questo adesso si è invertito perché sono, come dire, sono gli utenti della rete, per esempio attraverso Twitter, attraverso gli hashtag, a creare l'agenda, no? Tante volte capita al contrario. Noi guardiamo Twitter, vediamo quali sono gli hashtag e da lì nascono degli argomenti di discussione. I politici questo ovviamente lo sanno, o se non lo sanno si fanno aiutare da staff che lo sanno, e quindi, come dire, in qualche modo anche il politico ha capito che come dire, la comunicazione attraverso agenzia di stampa è superata e quindi si serve di questo tipo di nuovi strumenti, ecco. Poi, nel senso, non, alla fine il discorso della politica in TV, diciamo, resta comunque, come dire, slegato, no? Dai social network, perché poi appunto, nonostante i politici comunichino direttamente ai loro followers o ai loro fans, tra virgolette, su Facebook, in realtà vediamo che in TV il teatrino rimane invariato, cioè in questo il web ha un po' perso la battaglia di diventare veramente interazione con la TV, se non per esempio alcuni singoli casi tipo Formigli, che per esempio mostra i tweet in diretta durante Piazza Pulita. Oppure è capitato tipo che l'Annunziata girasse dei tweet, quindi delle domande ai politici. Per cui diciamo ci sono degli episodi, però, oppure l'esempio di servizio pubblico con il Partito Liquido, insomma, te ne potrei fare ancora molti. Però diciamo che i social network in questo caso non sono ancora riusciti a cambiare veramente il linguaggio televisivo, ecco, della comunicazione politica. Perfetto, infatti qualche tempo fa si parlava proprio di questo argomento con più giornalisti televisivi e quello che abbiamo sentito è stato molto vario in questo senso, sì, se ne parlava proprio l'anno scorso e da qualcuno abbiamo addirittura avuto questa riflessione che in realtà si tratta di due linguaggi che non potranno mai veramente integrarsi. Sei d'accordo? Beh, io sono abbastanza d'accordo nel senso che sono strumenti che ovviamente hanno dei tempi diversi, perché a parte il fatto che, vabbè, poi è chiaro che, come dire, perché ci sia una vera interazione, ovviamente è necessaria la diretta, per esempio, quindi già i programmi registrati perdono questa chance, insomma. Però a prescindere da quello, hanno dei tempi e dei modi diversi. La televisione è un mezzo che comunica appunto da un broadcast, quindi da, come, insomma, un piccolo staff di persone, autori, montatori, regista, diciamo, di persone che vogliono comunicare qualcosa a una grande massa. Il web è completamente un'altra cosa, no? Nel senso che ci sono varie nicchie che in qualche modo sono connesse, per cui è molto difficile trovare un modo per fare interagire questi due mondi. Peraltro noi dimentichiamo una cosa, che il pubblico televisivo, che appunto sono quei 13 milioni, quella media di 13-16 milioni di italiani che seguono quotidianamente la TV, in realtà non sono tutti pronti già a questo tipo di interazione. Io lo vedo anche a TV Talk. Noi quando parliamo di web dobbiamo anche cercare in qualche modo di come dire, umanizzare, di spiegare, di raccontare che cosa sono i fenomeni, perché poi di fatto il pubblico televisivo è fatto anche di persone anziane, è fatto di persone che non sono su Twitter dalla mattina alla sera, e quindi, come dire, anche per quello, no, bisogna anche rispettare, come dire, i target di riferimento. Per cui secondo me è anche bene che la rete resti una cosa e la TV un'altra. Si possono trovare dei modi per interagire, chiaramente se hai un target che recepisce questo tipo di interazione, che chiaramente se non ce l'hai è già più difficile, insomma. In base alla tua esperienza, in che direzione
prefiguri che si stia andando su questo percorso. Sì, allora, vabbè, sicuramente la frammentazione dell'offerta, l'abbiamo visto anche appunto in TV, con l'arrivo della TV digitale, sempre più canali, sempre più rete, sempre più offerta. Questo devo dire poi insomma, è anche stimolante perché ci rendiamo conto che nascono o arrivano dall'estero insomma, anche delle proposte televisive interessanti. Questo tutto sommato succede per natura sul web, perché lo strumento è fatto così, e ci sono delle nicchie, no? Chiaramente. Quindi secondo me sempre di più anche gli inserzionisti si stanno accorgendo che c'è sempre di più un pubblico non così di massa, insomma sono pochi programmi che veramente raccolgono 10 milioni di telespettatori, c'è Sanremo, c'è qualche evento, però invece si va sempre di più verso appunto una frammentazione, quindi piccoli target. Questo danno la possibilità agli inserzionisti di, come dire, centrare ancora di più l'obiettivo, no? Andare verso proprio il tipo di, appunto, di target, di persona che interessa. Dà a noi televisivi, a noi di TV Talk, la possibilità di vedere più offerta, più programmi, quindi magari più nuove idee. E il web, vabbè, resta quello che è, con le sue nicchie. E magari in questo modo davvero si potrà trovare un modo, come dire, di unire, no, l'utilizzo di internet e della TV, cioè la stessa nicchia che segue un programma televisivo viene molto fidelizzata in TV, viceversa. Faccio l'esempio, per esempio, di X Factor, programma satellitare che, come dire, difficilmente, no, adesso ancora raggiungeva 1 milione di ascoltatori, quindi apparentemente diciamo non sono numeri molto grossi, che però ha uno strettissimo e fortissimo rapporto con il web, no? Questo è proprio l'esempio di quello che secondo me rappresenta un po' il futuro, no? Quindi più pubblici, più nicchie, minori e più offerta, insomma, diversificata. D'accordo, parlavi prima di diretta, no? E delle difficoltà della diretta. Allora, ti vorrei chiedere un po' quali sono, insomma, le difficoltà di un live, effettivamente. Come si prepara, ad esempio, e come si fa a coprire una notizia senza cadere in quelle trappole, diciamo, che troppo spesso vediamo di questi tempi, insomma. Sì, allora io devo dirti che noi di TV Talk, come dire, allora c'è un aspetto positivo e uno negativo, nel senso noi siamo un programma registrato, perché registriamo il giorno prima praticamente, quindi questo, come dire, potrebbe sembrare un po' un handicap, perché chiaramente prendiamo l'esempio di questa settimana con le presidenziali in corso, che, come dire, ci hanno regalato molti colpi di scena e sorpresa. Insomma, diciamo che il venerdì sera non dormiamo tanto bene, ecco, quando registriamo la puntata e poi aspettiamo che vada in onda. E questo però in realtà per un programma settimanale, il fatto che le notizie siano sempre di più e più e crescano in modo così veloce sui social network, per noi in realtà è anche un vantaggio, perché volendo raccontare la settimana televisiva succede molto di più che le notizie nascano e muoiono in tempi più brevi. Per cui, appunto, noi che siamo in osservazione, in realtà, ora di venerdì, in una settimana, vediamo nascere, crescere, morire, svilupparsi tantissime notizie, no? Per cui è un po' paradossale, però da quando è così, per noi, insomma, diventa anche più, come dire, abbiamo molti più stimoli, ecco. Facciamo l'esempio di Boston. È successo lunedì sera, su Twitter subito ovviamente è andato in trending topic, subito i TG ne hanno parlato, TG3 ha fatto la diretta, il giorno dopo i programmi del mattino hanno affrontato l'argomento, come dire, noi avendo voluto il venerdì avremmo potuto, no, già raccontare, diciamo, tutto lo sviluppo delle vicende. Poi è successo che la TV italiana in realtà anche un po', diciamo, per logica, si è spostata verso le presidenziali, per cui questo argomento è addirittura un po' uscito dall'agenda di TV Talk, perché occupandoci di TV, se la TV non si occupa più di quel caso, come dire, in qualche modo si allontana anche dal nostro punto di osservazione. Però è l'esempio per dirti come questa velocità in realtà per un programma settimanale è quasi un vantaggio, ecco. Perfetto. A proposito di questo, no, quello che mi incuriosiva era anche
il modo in cui viene, per esempio, seguita una notizia, no? Quali sono gli strumenti che si usano? Quanto conta, perdonami, quanto conta essere tempestivi, ma anche attenti al controllo della fonte, no? Alla verifica della notizia. Noi, essendo un programma di critica, in realtà non abbiamo tanto il problema della tempestività, no? Perché noi comunque TV Talk lo prepariamo in 5 giorni e quindi, come dire, non abbiamo quella premura. Noi abbiamo la premura di non perdere niente di quello che capita in TV. Per cui è vero che, come dire, nel momento in cui una notizia nasce, anche noi siamo incollati a Twitter, comunque lo stesso incollati anche alle agenzie di stampa, diciamo, a tutti gli organi che diffondono le notizie, a come sui social network si sviluppano, però quello che poi interessa a noi è come arrivano alla TV, per cui la nostra premura maggiore è quella di non perderci un pezzo. E questo lo risolviamo avendo ognuno un paio di televisioni accese dalla mattina alla sera in redazione. E poi vabbè, abbiamo anche la nostra rete di analisti che magari ci manda delle segnalazioni. Questo anche il pubblico, per esempio, anche solo via email o su Facebook, continuamente, insomma, ci manda aggiornamenti o punti di vista. Per cui ecco, noi non abbiamo la premura, diciamo, dell'essere live sulla notizia, ma abbiamo la premura ovviamente di non perderci pezzi del racconto televisivo, quello sì. Perfetto, va benissimo Cinzia, io ti ringrazio moltissimo di essere stata qui con noi oggi. Grazie mille.